Buongiorno a tutti, oggi presentiamo FinSon Progetto Libreria 2, il software di FinSon dedicato alla gestione delle librerie. Dal menu File abbiamo la voce per uscire dal programma, dal menu Visualizza possiamo decidere se visualizzare o nascondere la barra degli impegni di oggi. La barra si apre nella parte destra dello schermo. Dal menu Gestione archivi abbiamo la possibilità di eseguire il backup e ripristino degli archivi o di scegliere se utilizzare un archivio esterno, ad esempio su una penna USB. Dal menu Punto di domanda potremo andare a visualizzare la guida About, da cui avremo la possibilità di aprire la guida in linea, richiedere assistenza, visitare il sito FinSon, scaricare gli aggiornamenti gratuiti dell'applicazione o visualizzare la licenza d'uso. Dal menu Anagrafiche, nella parte destra, potremo andare a modificare e selezionare la nostra anagrafica azienda. Inoltre potremo andare a creare le anagrafiche dei clienti, dei fornitori, editori, le scuole della nostra zona o a cui forniamo materiale, i collaboratori, i libri e gli articoli. Il software, oltre a permetterci la gestione e la vendita di libri, ci permette anche di gestire materiali di cancelleria. Dal menu Magazzino abbiamo la voce per eseguire l'operazione di carico-scarico di magazzino, visualizzare l'inventario, eseguire una valorizzazione di magazzino, visualizzare il sottoscorta, vedere gli indici di rotazione degli articoli. Il software è multimagazzino. Attraverso la voce Magazzini situati nella parte destra del monitor potremo andare a creare i nostri singoli magazzini. Dal menu Documenti, il programma ci permette di emettere e gestire vari tipi di documenti, come la fattura pro forma, la ricevuta fiscale, i documenti di trasporto, i preventivi, le note di credito verso clienti, ordine fornitore, gli ordini da cliente e le fatture elettroniche in formato semplificato e le note di credito in formato semplificato. Inoltre, attraverso il pulsante riepilogo giornaliero potremo andare a visualizzare il riepilogo di tutte le vendite di giornata e con il pulsante XML corrispettivi potremo andare a generare il file dei corrispettivi giornalieri da inviare all'Agenzia delle Entrate. Dal menu Listino Promozioni, il software ci permette di gestire vari listini e varie promozioni. Dal menu Statistiche sarà inoltre possibile eseguire varie tipologie di statistiche, come le statistiche sul fatturato, sulle vendite per articolo, sulle vendite per cliente, sugli acquisti per fornitore e sulle vendite per tipologia di articolo. Attraverso il pulsante Vendite Promozioni potremo andare a gestire le vendite al banco, creando una nuova vendita. Visualizzare le vendite eseguite ed eseguire la gestione delle prenotazioni. Molto importante per l'utilizzo del programma è il menu Tabelle. Attraverso questo menu andremo a preconfigurare tutte le voci che verranno poi richiamate nel menu ricorrente all'interno del programma, come le aliquote IVA, le causali di magazzino, le condizioni di pagamento, i dati ricorrenti per gli articoli, come le tipologie di articoli, le marche e le unità di misura, le banche e le voci di bilancio. Nel menu scadenziario potremo andare a inserire le scadenze dei nostri clienti e le scadenze dei nostri fornitori. Inoltre, attraverso il pulsante Agenda appuntamenti potremo andare a inserire gli appuntamenti all'interno della nostra agenda. Gli appuntamenti verranno poi visualizzati nella parte destra del menu, nella voce Appuntamenti. Dal menu Contabilità andremo a registrare le operazioni di cassa, visualizzare il libro cassa e visualizzare e stampare il nostro bilancio. Dal menu Fattura elettronica, per finire, potremo andare a emettere fattura elettronica in formato B2B, fattura elettronica PA e note di credito B2B. Il software è completamente compatibile con il servizio FinSon Express, il servizio di FinSon per la firma, invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche a norma. Grazie per averci seguito, buona giornata da FinSon.